capello biondo che stava sul gilet. La leggenda narra che nel 1943 Neumann venne arruolato con la forza e mandato a Rimini a difendere la linea gotica. Appena vide la spiaggia, però, capì che cosa voleva fare nella vita. E senza pensarci troppo, una notte abbandona il suo accampamento e va in comune a chiedere la concessione per un lido. Nasce così il mito di Wolfgang Rudi Neumann, il più grande organizzatore della Riviera Romagnola. E lui, dopo averlo analizzato, ha rilasciato un certificato in cui diceva: alla fine della guerra, però, il reato di diserzione fu confermato e con esso la revoca della cittadinanza tedesca. Dimmi, Peppe, Rudi dell'Hagemeyer, che mestiere faceva mio padre? No, Peppe, non me l'hai mai detto. Un allevatore di bufale. Sai di che puzza una bufala? Di mucca? Di merda. Prima sono stato in bagno, mi sono quasi commosso, ho rivissuto tutta la mia infanzia. Quante volte t'ho detto che ogni 20 minuti devi andare a togliere la merdine subero dal pavimento, dalle pareti, dal lavandina, coppa o bordo cesso. Ma perché devo farlo io? Scusa, tutte ste persone che cagano qua, chi ce le porta? E quello che faccio, porto persone nei locali, per quello che mi paghi. No, io ti pago perché sono un benefattore. Poi scusa, se non ti sta bene, perché non ti apri un lido tutto tuo? Sai perché? Non danno le concessioni se non sei un cittadino italiano. Ah, e allora apritelo in Germania, se tedesco. Perché non sono neanche cittadino tedesco. E allora, voglio. Vai, va.